Taglio del nastro per il centro di raccolta comunale a Montoro. La 13ª edizione di Comuni Ricicloni ha certificato l'aumento della percentuale di raccolta differenziata. Montoro ha raggiunto il 77,16% di rifiuto differenziato. Ora però si guarda avanti con l'inaugurazione del centro di raccolta di questa mattina e la realizzazione di un secondo centro di raccolta che dovrà essere realizzato a Montoro Nord. L'apertura di questo centro sicuramente ci mette nelle condizioni di poter migliorare ancora questo nostro sistema di raccolta differenziata, quindi poter migliorare ancora di più diciamo, i risultati che abbiamo raggiunto. L'effetto è che progressivamente ci dovrà essere una riduzione dei costi e una riduzione dei costi significa un ulteriore abbattimento della tariffa. Oggi abbiamo una tariffa che è tra le più basse a livello regionale. Se noi consideriamo che ci sono comuni che ci precedono, che sono piccoli comuni, quindi è molto più agevole sia il sistema complessivo della raccolta che la derivazione della tariffa. Possiamo dire che tra i comuni che rientrano nel target come il nostro, intorno ai 20.000 abitanti, siamo un'eccellenza e abbiamo oramai raggiunto traguardi significativi e importanti. Noi abbiamo già programmato la realizzazione della seconda isola ecologica, il secondo centro di raccolto nell'ambito del territorio di Montoro. Abbiamo già presentato il progetto a livello regionale, candidandolo per il finanziamento. Siamo sostenuti da questi importanti riconoscimenti, perché questo poi costituiscono delle premialità per il comune, e noi pensiamo di trasferire queste premialità all'utenza, cioè ai cittadini, partendo da questo centro e facendo in modo che chi concorre sempre di più a far essere virtuoso il nostro comune e quindi questo servizio può ottenere dei bonus che vanno a determinare un abbattimento della tariffa.